Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi video youtubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Sono qui con Torak su Cube World. Praticamente questo è un venditore, devo comprare praticamente delle bubblegum perché ci sono particolari oggetti, cibi, espressamente per animali, per pet, che praticamente se glieli fate mangiare diventerete loro amici e vi seguiranno e vi aiuteranno in combattimento, insomma. Quindi questa è una cosa veramente carina. Ho comprato una bubblegum e sto cercando di... questo è il Pet District nella città, praticamente devo cercare un po' con vari animali, cercando di capire come addomesticarlo, diciamo. Vediamo un pochino. No, questo è un maiale, il maiale vi prego no. Questo è carino, bello. Un cane lupo, cos'è? No, un collie. Molto bello, vediamo un pochino, quindi gli dovremmo praticamente dare il chewing gum, le gomme. Ecco, vedete, è venuto vicino, è uscito il cuoricino. Ah, padroncino, voglio diventare tuo. Bene, bene, vieni, vieni pure, amico mio, che ho bisogno. Ecco qua. Fantastico! Adesso mi segue, è mio, e probabilmente mi aiuta anche in combattimento. Questa è veramente una figata. Sono contento, ciao Colli, benvenuto, ti darò il nome, Colli, ok? Colli, Colli. Grandissimo! Bene, il primo pet è pronto. Ed eccoci qui ragazzi, siamo sempre nel Pet District. Ho visto questo terrier, dopo innumerevoli battaglie ho finalmente recuperato vari oggetti. Quindi c'è il waffle, questa specie di biscotto che, ecco, provando, vedete, viene vicino. È un terrier, praticamente un cane, una razza particolarissima, molto molto carino. E che è successo? È nostro, dovrebbe essere nostro. Vediamo un secondo. No, non l'ha fatto. Riproviamo. Eccolo qui, questo è il biscotto, lo rimettiamo da capo. Mi sta sbaciucchiando. Dai, cucciolo. Eccolo qua. E a questo punto l'abbiamo. Il secondo pet, fantastico, vedete? Praticamente vengono rappresentate da gabbiette, vedete? Possiamo cambiarle e cambiare il pet. Possiamo avere tanti pet a quanto pare. Fantastico, bisogna trovare. Sono abbastanza rari questi cibi, questi alimenti di cui sono ghiotti. Cambia per ogni animale praticamente. Così si va avanti. Bella la pecora, la voglio la pecora. E piano piano dobbiamo. Proviamo. Non è che mangia una mela la pecora, niente. No, non gli piace. Vediamo, proviamo con questo. Niente. Questo è barretta di niente. Niente, la pecora non so cosa. Poi la troveremo col tempo. Bene, bene, bene. Fantastico, fantastico, ragazzi. E andiamo. Ed eccoci qui, ragazzi. Sempre più divertente questo gioco, devo dire, perché non finisce mai di stupirmi, insomma, con queste. Aspetta, sfruttiamo. Volevo farvi vedere una cosa qua, se riusciamo a salire. Siamo in cima, signori, siamo in cima, ragazzi. Volevo farvi vedere cosa ho comprato. Ho comprato questo affare qui che è molto divertente. Lo special, praticamente il Wood Hang Glider. Praticamente se lo mettete nel speciale col tasto G, vi viene fuori niente poco di meno che un deltaplano. È fantastico, è fantastico. Col tasto Space alzate come se sfruttaste il vento. È una cosa molto figa, ragazzi, per viaggiare è veramente divertente. Ah, quindi per virare praticamente usate il. Oh, sto precipitando! Sto precipitando! Incredibile, incredibile, ragazzi. Veramente molto divertente. Incredibile, ne hanno pensate veramente tutti questi tipi qua. Molto molto divertente. Vi ho fatto vedere, praticamente l'ho comprato in città. E il Wood Hang Glider praticamente vi permette di volare, insomma, per ricoprire diciamo belle distanze, insomma. Ebbene ragazzi, sono sempre io qui. Mi sto divertendo un casino con questo gioco. Cioè, col mio terrier, ho scoperto una cosa veramente che è fantastica. Guardate qui, praticamente sul vostro pet, se lo aggiornate nel modo giusto, R. Yahoo! Praticamente potete salire sul vostro pet. È incredibile, ragazzi, è incredibile. Come fare questa cosa fighissima che vi permette di ricoprire distanze molto più velocemente? Molto semplice, molto molto semplice. Allora, qua c'è un lupo. Adesso distruggiamo questo lupo che
Questa volta ti faccio vedere, eh? Sono diventato proprio potente. Yahoo! Allora, stavamo dicendo giustamente come si fa. Praticamente tasto X sono le abilità, praticamente. E ho notato che praticamente se avanzate il livello del Pet Master, insomma, arrivati al livello 5, insomma, si sbloccherà una seconda possibilità dove il riding, praticamente avrete la possibilità di sbloccare il riding che è insomma, la possibilità di cavalcare il vostro pet. Questa è una cosa veramente fighissima. Veramente questo gioco mi sta stupendo per quanto sia divertente, immediato e tantissime cose le fai. Quando vai in esplorazione fai sempre un casino di cose. Adesso volevo andare al Durala Castle da questa parte, quindi vediamo un po'. Sì, perché volevo capire insomma che cosa si poteva fare. Questa. Oh mamma, quanti ce ne sono! Vabbè, vediamo un po'. Mazza, ma questo. Guardate come mi dà una mano il pet. È bellissimo il pet. Mi dà pure una manina a combattere, bene. Ok, amico, andiamo. A fra poco. E siamo sempre noi qui, ragazzi. Vediamo un attimino, c'è un nuovo giocattolo da provare, da testare, insomma. Mettiamo sempre col tasto io, l'ho comprato sempre al solito posto. Cioè, praticamente va equipaggiato la come la chiama? La wood boat, cioè praticamente la barca, insomma, l'imbarcazione, insomma. Sempre col tasto G, saltiamo in acqua, vediamo un po'. Sì, tasto G, eccoci! Com'è bello navigare! È fantastico, no? Questo gioco è fantastico. Come si deve fare? Sono geniali questi qua. Niente, quindi potete anche navigare. Niente. Quindi si può volare e si può navigare. Li ho presi tutti e due perché sono molto 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 carini. Quindi. Però anche se preferisco io sinceramente il Wood Hang Glider, che è l'imbarcazione, insomma. Andiamo cucciolo, su. Devo trovargli un nome.